Ciao, benvenuto al live dei 96 kg. Sono ancora 6 kg sopra ai 90 kg che mi ero prefissato di raggiungere il 21 settembre, ma per la prima volta nella mia esperienza di dieta, da quando ho iniziato a fare la dieta, sono aumentato 3 kg e adesso li ho ripresi, adesso sono 96 kg. So che il motivo per il quale ho aumentato così tanto è dovuto al fatto del montaggio del video La canzone del C'è, che mi ha tenuto 10 giorni abbondanti fissato nel montaggio dalle 10 alle 12 ore al giorno, tant'è vero che non mi circolava più la circolazione, avevo i piedi che sembravano i zamponi, quelli da fare con le lenticchie per Capodanno, belli gonfi, erano quasi appetitosi anche per me stesso. E per cui quando stai seduto così fermo, solo muovi le dita, calorie non ne bruci, e allora quel minimo di alimenti per andare avanti li devi mandare giù, e sono aumentato 3 kg, la prima volta nelle mie diete che sono aumentato 3 kg. Poi grazie alla festa del CEC che abbiamo fatto il 21, ho dovuto chiaramente muovere il corpo, preparare, tirare sui teli, i buffet, lavorare, chiedo tutte le cose che vanno fatte, muovendo il corpo si bruciano calorie e ho cominciato a ricalare. Adesso sono 96 kg. Arriverò ai 90, arriverò, perché è una promessa che ho fatto a me stesso, perché mi fa bene togliere del peso in più, perché il lavoro che ho da fare di fronte nei prossimi tempi sarà abbastanza impegnativo. Ed essere efficienti fisicamente è una cosa che, se posso permettermi di viverla, la devo fare. E togliere tutta questa zavorra, già sento questi pochi chili che mi muovo già più liberamente, se me ne cavo altri 6 come minimo e poi posso arrivare anche agli 80 senza nessun problema. Ok, il live dei 96 kg è improntato al 21 settembre, giornata internazionale della pace. Si vedono, perché lo sto facendo in post produzione, in montaggio, nel chroma key che c'è dietro alla mia schiena, si vedono passare in modo, diciamo, casuale un po' le persone che sono venute a testimoniare, a dire presente nel giorno della pace, condividendo semplicemente il cantare una canzone che abbiamo creato Jeb ed io insieme, ed è venuta meglio di quello che mi aspettavo, perché volevo una canzone popolare che fosse molto semplice, con dei testi comunque significativi che dicessero qualche cosa di sostanzialmente reale, concreto, però che entrasse con quella leggerezza del gioco che è tipico della vita. Perché nella vita le cose più importanti le ho imparate bene e con facilità e con piacere, tutte attraverso il gioco, tutte. Ma il gioco è una cosa che vuole impegno, è una cosa molto seria, non è uno scherzare, come diceva Carmelo Bene, no? Questi talenti che fanno, che brigano e tu dici scherzano, no? Invece di giocare scherzano. E il gioco è inteso che è una cosa molto, molto importante, molto, molto seria, che vuole impegno, no? E siccome le tappe che ho di fronte dopo aver fatto questo live e il montaggio della serata del 21 settembre, dove abbiamo cantato la canzone del C'è, che vorrà il suo tempo per essere montato, perché ho tante immagini da visionare, per cui ci vorrà un pochino di tempo. Una volta finito questo live e il montaggio di quella canzone cantata quella serata, inizierò a fare i lavori che erano già programmati, cioè l'inizio del racconto del primo atto dei 4 atti che formano il film Il Vangelo secondo me, che è necessario per poter raccontare il monumento dedicato alla pace. Lo è, perché non c'è modo migliore per poter comunicare un messaggio nella sua chiarezza, nella sua semplicità, di un film. E siccome ci lavoro dietro questo film dal 1985,
ora sono pronto per iniziare a farlo. E in questo posto qui, che è il negozio a fianco al mio ufficiale che è dall'altra parte, questo sarà il set, lo studio dove io farò il mio piccolo colossal del il primo atto che si intitola Perbacco. Farò uno storyboard un po' fuori dai generi, nel senso che lo storyboard è più o meno un fumetto, no? Un fumetto dove tu vedi i ritmi, le scene, la fotografia importante del film e lì ti puoi rendere conto se funziona o meno. Solo le grosse produzioni possono permettersi uno storyboard fatto bene. Che sappia io, da citare, Matrix ha avuto lo storyboard, fumetto dal quale è nato poi il film. Nel mio piccolo, grazie al fatto che Dio mi ha riempito di talenti, sono in grado di farmi lo storyboard senza dover spendere una lira e senza dover cercare qualche artista qualificato, perché sono qualificato dalla vita a poter usare questi talenti qui. Mi ha dato queste doti, il mio impegno è stato quello di praticarle, di affinarle, di sfruttare quel potenziale che è dentro di me e adesso sono pronto per iniziare il racconto di Perbacco, che siccome parlerò del Monumento alla Pace e partirò 2 ore dopo la crocifissione che è stata fatta di Gesù Cristo, mi allaccio un attimo a una cosa che è successa stamattina di un video di un comico, Natalino Balasso, che Gianfranco Carpeoro ha pubblicato sul suo sito, che io ho visto e mi è piaciuta molto l'idea, i temi che ha toccato, dice delle cose giuste, proprio mirate, che non sono cazzate, sono cose veramente, veramente reali, no? Però il modo di raccontarle, secondo me, considerando il personaggio, no, che ha già individuato una cosa così notevole come qualità e senso, io mi aspetto che abbia anche quell'assonanza che chiudi il racconto, nel senso che quando io ascolto qualcosa e se, o vedo qualcosa o mi arriva la comunicazione di qualcosa, se in questa comunicazione c'è la denuncia del mio limite, del mio handicap, della mia confusione, di quello che non sono in grado di vedere e il modo assurdo e buffo che ho di vivere la mia vita, non ha... Ah, mi ricordo quello che volevo dire. Forse l'ha cazzata? No, non credo, intanto mi capitano queste cose qui. Comunque sì, adesso ho ripreso il film di quello che volevo dire. Se io... e adesso l'ho ripreso. Sì, quello che voglio dire è che quando fai una comunicazione del genere, dall'altra parte devi far sentire la soluzione, quel passettino che può migliorare il tuo stato attuale di miseria, perché se no si limita semplicemente a dire ah, sei sfigato, gna gna. Lo so già che sono sfigato. L'umanità che fa delle cazzate, lo sappiamo già. Tutti i giorni nei giornali, telegiornali, fra di noi, su Facebook, il 99,9, quasi la totalità di quello che ci diciamo sono cazzate. Cazzate. Magari concetti giusti, magari concetti antichissimi, magari concetti testimoniati da varie persone, eccetera, ma sono cazzate. Se io, essere umano, nella mia esistenza non riesco ad afferrare la compagnia incredibile della pace che c'è in questo momento dentro di me, che non mi abbandona mai e che percepire, sentire è qualcosa che prende il resto della mia vita. Io tutti i giorni vado a quell'appuntamento, 1, 2, anche 3 volte al giorno, perché mi piace stare in compagnia della pace che c'è dentro di me. L'ho fatto anche stamattina quando sono arrivato nello studio, lo faccio quasi sempre, no? A volte, però quasi sempre la mattina lo faccio prima di cominciare, guardo un po' internet eccetera, però prima di cominciare, diciamo, l'agenda di quello che mi sono prefissato, mi ritiro dentro di me, sto in compagnia di quella pace meravigliosa
perfetta, che non ha bisogno di spiegazioni, di traduzioni, di presentazioni, ma è lì a mia disposizione affinché io ne possa trarre vantaggio. E la festa che abbiamo fatto il 21 è stata l'ennesima dimostrazione di come, quando tu testimoni l'esperienza della pace, perché ce l'hai, non perché la dici solo, perché dirlo va bene, ma non basta dirlo, lo devi dire, ma soprattutto se lo dici perché la senti, allora cambia il discorso. Il 21 ho avuto la dimostrazione che quelle poche persone che hanno avuto il coraggio, la libertà di poter venire, anche se a rotazione, quella serata lì, ho visto in una fotografia che ha pubblicato la Anna Benedetti, proprio l'ho visto dopo, ho detto guarda com'è evidente, la metto qui nel chroma key, guardate le facce che abbiamo, sono tutte facce di persone semplicemente contente, perché la pace fa questo, ti rende semplicemente contento di quello che sei e da lì cresci, perché il motto dell'infinito è sempre un pochino di più, un pochino, sempre, tutti i giorni, di crescita dove? Di capitali, di questo mondo, accumulare robe in questo pianeta dove stiamo 2 ore e mezza e poi andiamo via, questa fermata dell'autobus in attesa del 53 barrato, investo sulle panchine, butto soldi eccetera, senza rendermi conto che come arriva l'autobus io vado su e me ne vado. E tutti gli investimenti, l'energia, il potere di capire, di apprezzare, di discernere, di allontanare, non ha più senso, non ha più senso. E allora qual è il senso? Su cosa devo investire? Su che cosa io posso veramente mettere tutte le mie risorse, i miei sforzi affinché il mio capitale reale aumenti e soprattutto non mi abbandoni mai per il bisogno che ho, se non dentro di me, dove il creatore, l'essere perfettissimo al quale non puoi insegnare nulla, non puoi andare a dire guardi la creazione l'avrei fatta così, sarebbe stata meglio, perché è già perfetta, comprese le cazzate che noi facciamo quotidianamente, sono previste anche quelle, fanno parte del gioco. Questa è una cosa che dico io, un concetto mio, una mia idea, io sono convinto di questa cosa qui, io so che la pace sarà la conquista più grande che questa umanità farà. E lo dico perché lo dice Prem Rawat, il maestro vivente della conoscenza di questo tempo che vive insieme a me. Capito? E siccome io lo conosco molto bene e vedo che l'esperienza di cui lui mi ha parlato all'inizio quando l'ho conosciuto e che io ho cominciato a contestare subito senza neanche sapere niente, senza sapere chi fosse, ma che cazzo sei tu? Cosa vuoi da me? Cosa mi vuoi dire? No? Queste reazioni che mi sono accorto spesso quando uno reagisce così, quando viene a conoscenza di Prem Rawat, non sempre, ma spesso c'è dietro un qualche cosa di più profondo che l'ha riconosciuto. Ma la psiche, la puttanella, la troietta che ci fa da suggeritore ad ogni respiro, sa che cos'è il suo vero antidoto e si incazza quando si diffonde quella cosa lì. Purché tu non sia nella verità, ti lascia credere di essere nella verità per tutta la vita e ti aiuta a fare gli sforzi più immani facendoti credere di raggiungere o sperimentare la verità, ma quando ci sei veramente di fronte, lì si incazza veramente. E questo ho visto che spesso è un segnale di... per dire, Carpeoro, la prima volta che ci siamo visti a Bologna, ecco, questa è l'ultima cosa che dico, poi chiudo. La prima volta che ci siamo visti fisicamente con Carpeoro a Bologna, la prima è l'unica per il momento, cosa volevo dire? Questo non lo devo dire. Ah sì, alla fine lui mi sono andato su, io ho capito benissimo perché insomma io, cioè, sono 34 anni che ho la conoscenza, so come reagiscono le persone. Prima di conoscere Carpeoro, parlando con una persona, mi disse: secondo te gli interessa la conoscenza? Secondo me non gli interessa, è troppo pieno di concetti, troppo pieno di
un sapere notevole che lui ha raggiunto di questo mondo, che riguarda questo mondo, e quando te ne vai da questo mondo rimane in questo mondo, non ha a che fare con il mondo reale che c'era, c'è e ci sarà, e con il quale io farò sempre solo i conti con quella realtà lì, perché queste robe qui di questo mondo sono sogni che hanno avuto un inizio e avranno una fine, per cui tutto quello che io capisco, conosco e metto da parte lì rimane qui, alla fine della mia vita, la scatola. Che è la mia vita, dove sono state buttate dentro tutte le informazioni giuste, sbagliate, confuse, belle, brutte, tutte si rovescia, tutto quanto va nel niente, e di me rimane una piccola scintilla reale che scoprirò che cosa succede, ma non mi preoccupo assolutamente, perché vedo che il creatore è così attento a fare bene tutte quante le cose, che sicuramente ha fatto bene anche quelle cose. Io conoscerò quando finirò l'ospitata che mi è stata data in questo mondo qui, che io sto cercando di vivere al meglio, cercando di non sperperare questo patrimonio incredibile che è la vita quando è in compagnia della pace. Perché della pace non sa un cazzo nessuno. Nessuno parla mai della pace. Neanche Carpeoro, neanche Michele Proclamato, neanche la Giuliana Conforto, neanche la Roberta, come si chiama quella del Sesso Sacro, non mi ricordo mai, neanche Marucchi, neanche Biglino, neanche tutti quelli che io seguo, no, parla mai di pace, perché non sa che cos'è la pace, realmente, sa il concetto, ma non sa che cos'è quell'esperienza. Io invece so che cos'è quell'esperienza. È una cosa fisica. Ti abbraccia, la senti, è un amore vero che non perdi, non è una storia tra esseri umani che ha il rovescio della medaglia, che ha senso anche vivere, tutto quanto si ferma, ma il rovescio della medaglia, cioè quello che ti fa stare bene, ti fa stare anche male. Quella pace interiore ti fa stare bene, anche quando stai male, pur facendoti passare in certi periodi dei momenti tosti. E capitano e servono, nonostante quello, tu hai sempre quella parte dove tu sei in franchigia dal malessere. Io mi ricordo, veramente chiudo, no, voglio finire una cosa su Carpeor per dire della pace, no? Mi ricordo quando è finito il seminario, no? Le persone come sono andate via? Perché era evidente che in loro c'era una richiesta tipo tu, Carpeoro e Michele. E diciamo anche Franceschetti, anche se Franceschetti dei tre è una persona carina e simpatica, ma c'ha ancora delle confusioni che nella vita, gli auguro per lui, si chiariranno, no? Però Carpeoro e Michele Proclamato, le persone che erano lì, avevano quella domanda tipo come facciamo ad fare nostra quell'esperienza e di conseguenza stare bene? Questa era la domanda, forse inespressa, che non riuscivano a fare, no? E ho visto che quando sono usciti nutriti qui, nella psiche, nella mente, tante informazioni, ma il cuore era sgonfio, non aveva avuto nutrimento, non era arrivato con la compagnia, non c'era stato quel contatto, non c'era stata quella penetrazione della verità nella vagina del tuo cuore, non c'era stata. E noi esseri umani vogliamo quella cosa lì, e quella cosa lì è la cosa che ci salva. E che ci piaccia o no, questa cosa qui ha un padrone, e questo padrone è il maestro della conoscenza, che in ogni tempo lui aveva le chiavi in mano di questa cosa e la dava alle persone che la desideravano e che lui sentiva che era giusto. Dargliela, era il momento giusto, no? Questa pace arriva in me, c'è già e sono a posto così. Il mio divertimento è contribuire in questo gioco a diffonderla perché è il lavoro che fa Premrava. Premrava sta facendo una roba enorme in questo pianeta qui. Dovremmo fargli una security intorno, perché di tutti i leader che io vedo nel mondo, i Trump, ma non c'è un politico nel mondo che io conosca, degno della considerazione
e del rispetto che ha Prem Rawat, perché Prem Rawat ha veramente a cuore ogni singolo essere umano che desidera raggiungere se stesso in questa vita e godersela, perché quando hai capito lo scopo della vita tu ti diverti, non stai più a menartela, a dire, a disquisire, eccetera. Sì, pari, ma fondamentalmente ti diverti anche nel dramma, perché è tutto un gioco, è tutta una commedia, è tutta una cosa provvisoria, ma fatta molto bene, interpretata con i tuoi sentimenti, che sono anche dolorosi quando vengono toccati in certi momenti, ed è giusto che in certi momenti siano toccati, se ti ritocca il creatore che sa benissimo che cosa puoi fare. Per cui qui finisco il live dei 96 kg, non so che cosa ho messo qui di dietro. Stendiamoci. Va bene, bravi, bravi. Ma io non la conoscevo. Ma è nuova, l'abbiamo fatta noi. È una canzone che abbiamo fatto noi. Visualizzazione 18. Vedo che la luce qui mi fa cadaverico, però questo è la luce di Seferini, scolpisse, rivela, toglie, mette, eccetera. A me la luce adesso mi sta facendo così. Ho finito, vi saluto con tutto il rispetto che c'è nel mio cuore per ognuno di voi, ma consapevole che tutto quello che sto facendo lo sto facendo fin dall'inizio, fondamentalmente, per me, per capire sempre un pochino di più la bellezza di questa strada che sto facendo e non farmela sfuggire. E sta andando bene, grazie.